Il quadrifoglio rappresenta l'Alfa Romeo da corsa. Siamo nel 1923, quando Sivocci vinceva la mitica e massacrante Targa Florio. Il mito del volo era molto sentito. I piloti avevano l'uso di dipingere un simbolo sulla carlinga del loro velivolo. Ugo Sivocci decide di disegnare un quadrifoglio ben augurante sul cofano della sua RL. Immaginiamo cosa voleva dire correre nel 23 su strade sterrate con misure di sicurezza ridotte al minimo. Alla fine lui riesce, con una zampata sul suo compagno di squadra Scari, a tagliare per primo il traguardo. Da quel momento lì, quasi tutte le Alfa Romeo che scendevano in gara scendevano con il quadrifoglio. Sivocci, pochi mesi dopo, trovò la morte in un incidente a Monza. Si decise di modificare il simbolo del quadrifoglio. Se prima era inscritto in un rombo bianco, adesso il rombo diventa un triangolo. Perde la sua metà, perché Sivocci non c'era più. Era un quadrifoglio a ornare il cofano della P2 quando Brilli Peri vinse il primo campionato del mondo di corsa automobilistica nel 25. Il quadrifoglio era sulle 158 e le 159 di Farina e di Fangio, che ascrissero all'Alfa Romeo i primi due campionati del mondo della Formula 1 moderna. I quadrifogli ornavano anche le 33 TT12, le 33 SC12, che nel 75 e nel 77 ancora una volta portarono l'iride mondiale in casa milanese. Il primo quadrifoglio era dipinto sulle vetture. Quando in seguito il quadrifoglio diventò un elemento delle vetture di produzione, si trasformò in una placca. La realizzazione artigianale della placca del quadrifoglio fornisce all'oggetto stesso uno status quasi di opera d'arte. Avere il quadrifoglio sulle fiancate delle vetture di oggi rappresenta quella continuità tra il nostro passato, il nostro presente e il nostro futuro.